siamo in diretta. Eccoci qua, direttamente dalla spiaggia di Porto Verde. Esatto, adesso aspettiamo che siano esattamente le 18, così arriva la notifica a tutti. Ragazze, vi stiamo aspettando. Eccoci qua. Allora, poi noi avevamo già programmato il nostro sole, la nostra spiaggia. Esatto. Bene, sta per arrivare, secondo noi. La provvidenza ci aiuta sempre, sì, cioè, incredibile. E quindi ciao a tutti. Ciao ragazze. Ciao. Ho invitato qua Simone al mare, stasera andiamo a cena insieme, faremo le nostre chiacchiere, però volevamo parlare anche con voi. Esatto. La tavola rotonda sul mare, Maison de Parfum at the Beach. Tra l'altro lui è appena tornato da Formentera, esatto. È appena stato in vacanza, è tutto bello abbronzato, tutto bello rilassato. Raccontaci un po' della tua vacanza. Ah, è stata fantastica ragazze, fantastica. Ritornare a uno stato wild, primordiale, esatto. Io, il sole, la sabbia, il mare, il rumore del vento, delle onde. Rigenerante. Allora, tra l'altro, ragazze, dovete assolutamente sostenermi. Cioè, Marta non è mai stata a Formentera. Vogliamo parlare? Lo vogliamo far sapere a tutti. Cioè, veramente, ragazze, cioè, dobbiamo risolvere questa cosa. Ne stavamo parlando prima, ho detto, no, ma io alla fine tutti questi anni non mi sono mai organizzata, non ci sono mai andata. Lui mi ha detto, com'è possibile questa cosa qua? Cioè, assolutamente. Cioè, in questo angolo caraibico nascosto nel Mediterraneo. Tra l'altro, cioè, mi collego all'ultima vacanza che hai fatto perché l'ultimo tuo profumo è ispirato all'isola di Formentera. Esatto. Quindi sei voluto tornare là dove sei tutto stato. È nato, esatto. Là dove tutto è nato. Dove quella sei notte, stato ispirato. Esatto. Quella mezzanotte sulla spiaggia di Yetes a Formentera. Dove senti la sfuma del mare, dove bevi un gin tonic, sì. Dove sei rilassato. Un gin tonic al chiaro di luna. Bellissimo. E tra l'altro, ecco, Ocean è un profumo che sta piacendo moltissimo. Tantissimo. Sono molto contenta. Formentera è magnifica, ma maggio, giugno, fine settembre, fine ottobre. Siamo d'accordo, anche lui lo diceva, non ci andare mai ad approvo, agosto. Approvo, ti vedo sul pezzo. Mi piace. Chi di voi ha provato Ocean già? Vogliamo sapere le vostre opinioni, vogliamo sapere cosa pensate di questo profumo meraviglioso, selvaggio, che non è il classico profumo marino, ma è un accordo molto più complicato. Sì, cioè nel senso, Marco, dai, una strutturazione comunque di 130 ingredienti su un profumo che è veramente tantissimo, cioè ne consegue poi un'evoluzione anche molto molto complessa. E poi io lo adoro perché comunque è un marino che rompe tutti gli schemi delle fragranze di questo genere, delle fragranze acquatiche, no? Perché va un po' a scardinare la classica composizione semplice, più cristallina, per dipingere quello che poi invece è un mare notturno, un mare molto minerale, fresco, è proprio come immergersi, vero, a mezzanotte molto minerale, in queste acque. Proprio. Ciao tesori bellissimi, in vacanza siete ancora più belli, ciao Barbara! Prima ho visto una domanda che diceva, io uso Malibu, che differenza c'è con Ocean? Ah beh, tantissima, guarda, se Malibu è lo spirito proprio vacanziero, spensierato, dove hai proprio questo daiquiri al cocco in mano per far festa al tramonto con i tuoi amici in spiaggia, Ocean è la poesia della notte che si immerge in queste acque scure, in queste acque tenebrose, che però sono estremamente romantiche e salmastre. Sì, non sono da paragonare i due profumi, sì, perché uno veramente è il divertimento all'ora dell'aperitivo, sì. La musica, gli amici. L'altro sono avventure selvagge, a mezzanotte, sulla spiaggia. No, sono due cose proprio molto diverse. Ma il bue è divertente, spensiera, festaiolo. Esatto, no? festaiolo. Molto frizzante, esatto. Ocean non lo è. Ti hanno fatto un complimento sulla camicia. Ah, grazie. È molto Ocean anche questa, molto Formentera. No, forse un po' più Malibu questa, dai. Ma piace. È bella, dai. Ma cos'è, di seta? Sì. Bella. È sempre sciccoso Simone, in tutti i suoi outfit. Ora indosso Born From Fire, nonostante il caldo è fantastico. Ah, fantastico. Io condivido che mettere anche... quando non siamo, diciamo, nella stagione magari più adatta, ma
con la pelle più calda, delle note più calde, vengono fuori ancora meglio. Per me sì, io sono totalmente d'accordo, anzi, cioè, secondo me le notti d'estate con dei profumi orientali pieni, belli corposi, sono meravigliose. Una vaniglie, cosa che per esempio mi chiedono tantissimo. Sì. Allora, un sacco di domande perché ovviamente si fa fatica a spiegare il lui. Don't ask me permission. Io ti dico che per me lui va bene sia in estate che in inverno. Sempre. Perché? Perché comunque sulla pelle calda, cioè a me emoziona questo profumo. È il profumo del richiamo dell'altra persona. È il profumo più sexy che ci possa essere in assoluto. È quel profumo che quando tu lo indossi lascia una scia talmente profonda che tutti si girano. Sì. È uno dei profumi con cui ho ricevuto in assoluto più complimenti. Perché non riesci a percepire bene le note che ci sono al suo interno. Cioè non è che dici Malibu, sento il lime, sento il cocco, sento il... Sono molto nitide. Sono molto nitide, sì. Esatto. Invece qua no, non riesci a capire che cosa c'è qua dentro. Beh, comunque è già una formulazione abbastanza complessa e comunque parliamo di 75 ingredienti che sono articolati molto bene. Ed è molto interessante su Don't Ask perché abbiamo proprio una struttura orientale di ambre, legni e liquori che lo rende molto molto enigmatico e molto potente. Mm-hmm. E poi c'è questo cuore comunque tropicale di passion fruit, esatto. C'è un tocco di arancia e di lime, un tocco di zucchero, c'è l'ylang ylang, che comunque è un fuore molto carnale, esatto. Molto molto sensuale. Notturno. Sì. Quindi ha tutte queste caratteristiche di estrema sensualità, quasi erotica, e poi anche una parte più colorata, più giocosa, più tropicale. È un profumo che secondo me o lo ami o non lo capisci. Sì, sì, esatto. O lo ami alla follia e dici è il mio profumo e rimarrà il mio profumo per tanto tempo perché non ti riesci a staccare dal Don't Ask, oppure non lo riesci proprio a capire. Di certo, sì, è vero, di certo è un profumo che non ti lascia indifferente, cioè una volta che tu lo metti, allora quel momento lì la serata è tua. Quindi chi ti sente e chi ti percepisce, percepisce comunque una scia che lo lascia spiazzato. Simone, devo ammaliare, vado con Ocean. Vai con Ocean, vai con Ocean, tutta la vita. Ciao Christian, ciao, c'è anche Christian che ci sta seguendo adesso. Don't Ask è da capire, ci ho messo un po', adesso ho bisogno di lui, è una dipendenza, brava. Esatto, concordo con te che è una dipendenza ed è uno di quei profumi che a me non deve mai, mai mancare. Tra l'altro, un paio di mesi noi facciamo il compleanno di un anno di Glaze. Oh yes, la prima ricorrenza. La prima ricorrenza a settembre, un anno del nostro progetto personalizzato che ci ha fatto Simone. Quanto è buono ragazze, quanto è buono. Io lo so che la maggior parte di loro l'ha comprato, sono sicurissima. Tra l'altro siamo già alla terza produzione e io sono molto orgogliosa di questo perché sì. Magari chi ci segue o chi compra i profumi non sa esattamente il lavoro che ci può essere dietro una produzione, rispettare certi tempi che sono anche molto lunghi. Lui che deve comprare la materia prima, la deve mettere a macerare. Nessuno mi deve toccare Glaze. Giusto, neanche a noi. Neanche a noi. Secondo me Simone si è forse pentito di aver dato questa formula a noi, no, perché se la lanciava sul mercato sarebbe stata una cosa. Sì, ma è già una bomba. E poi è bella così, è speciale perché ha trovato la sua dimora a Maison de Parfum, no? Quindi... E noi siamo molto molto orgogliose. Raccontaci cosa c'è dietro una produzione, quali sono i tempi? Sono lunghi comunque, anche sì, quando un progetto poi... è una fragranza nuova, quanto tempo ci metti? Beh, allora, bisogna sempre distinguere le due fasi, no? La progettazione, la creazione, quindi l'ideazione del prodotto e poi la fase di produzione, che avviene soltanto quando abbiamo, diciamo, il prodotto che è definito al 100%. Allora, la fase di ideazione chiaramente può comportare mesi, a volte anche anni, nel nostro caso comunque ci è voluto più di un anno. Sì. Per idearlo e creare tutto, formula, packaging, nome e tutto quanto. Esatto. E poi una volta che insomma eravamo contenti di quello che era stato fatto, la produzione comunque comporta tantissimi mesi e poi, diciamolo, ora in questo determinato momento storico
è ancora, ancora più difficile. Voi pensate che prima, se in due mesi si riuscivano ad avere gli oli essenziali, le essenze, anche che venivano da lontanissimo, oggi non è più così. Oggi, a causa della pandemia, a causa della guerra, a causa di tutti questi disagi e tragedie, abbiamo dei tempi dilatati a 8-9 mesi. Ed è incredibile. E infatti delle volte magari si rimane senza alcune fragranze, ma purtroppo il problema è che magari le produzioni hanno subito dei ritardi e si accavalla problema dopo problema, e delle volte capita. E... sì. Probabilmente adesso... sicuramente qualcuno che ci segue lo saprà, però ecco, la pandemia ha veramente dato uno scossone a tutte le filiere produttive del mondo, cioè sia per quanto riguarda i vetri, le essenze, perché tutti questi start and stop che ci sono stati comunque nel mondo, tutte le aziende che hanno chiuso, hanno comunque creato ritardi su ritardi su ritardi su ritardi. Sì. E oggi comunque purtroppo l'approvvigionamento è sempre più raro e sempre più lungo. Allora, volevo leggere, torno un attimo indietro. Avevo già comprato un altro profumo, ma tornando alla macchina ho fatto dietro fronte e sono tornata subito a comprare Glaze. Ah dai, fantastico, fantastico. Poi la Barbara ci chiedeva un'altra cosa. Ragazzi, ma un layering Glaze Ocean potrebbe andare? Due cose molto, molto diverse. Molto, molto diverse. Io non ho mai provati insieme. Neanche io, però magari Ocean potrebbe portare quella parte salata a una fragranza comunque molto molto dolce, quindi potrebbe essere interessante. Vai a smorzare sicuramente la nota dolce, forse gli dai anche un senso un pochino più arioso. Sarebbe diventa da quasi provare. Caramello salato. Caramello salato, potrebbe diventarlo. Male. Potrebbe diventare. Sperimentiamo, sperimentiamo. Esatto. Leisure in Paradise e Pacific Park insieme tutta la vita. Bellissimo con Nubio. Bellissimo con Nubio. Allora, volevo vedere se c'erano delle altre domande. No. Allora, Leisure in Paradise secondo me è stato uno dei tuoi più grandi successi. Ce l'abbiamo qua. Ce l'abbiamo qua. Quando decidi una formula e dici adesso la voglio mettere sul mercato, dei dubbi, non piacerà. Ti metti molto in discussione, probabilmente lo facciamo tutti, insomma, quando andiamo a creare qualcosa. Sì, è che non si ha senso, cioè io mi definisco comunque un artista dell'olfatto, no? Come in quanto naso, profumiere. E ogni volta che progetti qualcosa lo fai sempre con l'entusiasmo, la passione, l'amore per quello che stai facendo, per la creazione. Però non sai mai poi dall'altra parte come verrà recepito, se verrà compreso, se verrà vissuto bene, se verrà apprezzato. Quindi un po' di tremarella c'è sempre, no? Come quando poi abbiamo fatto anche Glaze, ecco. Però alla fine, diciamo, trionfa poi sempre la passione e l'amore per quello che, per quello che stai facendo. E secondo me questo passa quando si annusano anche i tuoi profumi. Questo passa perché... c'è una creatività che secondo me va anche vicino e che ascolta quelli che possono essere anche i gusti dei tuoi consumatori, e questo secondo me è anche importante. Io spero sempre che, ecco, tutte le fragranze che creo riescano in un qualche modo a emozionare il consumatore, a fargli vivere comunque un'esperienza che sia molto profonda, che sia invece molto spensierata, non importa. L'importante è arrivare al cuore, e le fragranze devono fare questo, devono divertirci, emozionarci e arrivare ai nostri cuori. Questo è tutto quello che devono fare i profumi. Secondo me, in base alle uscite comunque anche dei tuoi profumi, tu hai fatto un percorso, sei passato da delle fragranze che potevano essere anche molto introspettive, molto scure, molto profonde, ad essere estremamente luminose e trasparenti come le ultime uscite. Sì, sì, è probabilmente anche un tuo percorso di vita. Sì, sì, ci sta, ci sta. Credo le fragranze secondo me riflettono sempre un po' i momenti, no? Il nostro che stato stiamo d'animo, sì, certo. Sì. E tanto quanto le indossiamo, anche quanto li creiamo, cioè nel senso anche io quando creo delle fragranze, determinate fragranze sono in uno stato d'animo piuttosto che in un altro. E ci sono appunto stati dei momenti, in particolare adesso mi viene in mente il 2018 quando sono nati Malibu e Pacific Park, e era proprio un momento in cui avevo voglia di leggerezza, di spensieratezza, di cose molto godibili senza troppe domande, troppi dubbi, troppi pensieri. Ecco. Si vede anche dal packaging, comunque dalle bottiglie, sì, nere a quelle trasparenti, esatto, con le confezioni bianche, più cristalline, sì, esatto. Esatto.
Allora, fammi leggere. Poi, tra l'altro, sono nel 2018, quando sono nati i due fratellini, Malibu e Pacific Park, cioè anche nel settore ci stava comunque portare un po' di aria fresca, perché certo, era un momento sì, di oriente, spezie, ambra, sì, assolutamente, legni. Sono d'accordo. E sembra, eravamo ancora in quella fase, secondo me, nel mercato in cui sembrava che se non facevi un profumo iperstrutturato, allora non era andava nicchia. Bene, ok. E invece, capito, secondo me bisogna uscire un po' dagli schemi. Sì, bisogna uscire con gli schemi, lanciarsi, e non tutte le fragranze sono fatte per prendersi così tanto sul serio. Ci sono è anche vero, quelle che devono divertirci. E devono fare vacanza. Un po' di vita, ragazzi, veramente. Ho una pelle su cui i profumi non durano. Don't ask me permission è persistente. Permission è una bella bomba. Secondo me è uno dei più persistenti. Io non credo che tu te lo possa levare neanche dopo il mare. Esatto, esatto, sono d'accordo. Allora, poi. Però, chi ha questo, diciamo, questa condizione? Dovrebbe magari forse idratare di più la pelle. Idratare di più la pelle. Poi non dimentichiamoci anche degli abiti quando li indossiamo. Perché non mettere sui tessuti, sulla maglietta, anche, sulla sciarpa, su qualsiasi capelli, cosa, il pareo, il telomare, qualsiasi cosa lo potete comunque profumare. Comunque, caro Simone, sì, mi scrive la Barbara, Sentosa è stato il mio primo Simone Andreoli ed è sempre nel cuore e resterà. Grazie di cuore per le tue creazioni. Oh, tesoro, grazie, grazie a te, grazie a te. Allora, Malibu è il mio profumo dell'estate, sentito una volta su di me, poi ho detto, mamma mia, no, mamma, fammi da cavia, provalo tu, lo devo sentire su qualcun altro, dovevo sentire nella scia, colpita e affondata. Che carina. Oh, che bello. Malibu fa sempre sognare, eh. Devo dire che è proprio questa ricostruzione di un daiquiri, ragazzi, se non l'avete bevuto, bevetelo, perché è un cocktail fantastico ed è il mio preferito, quindi lo dovete bere. Ed è proprio un profumo spensierato, sa proprio di festa e aperitivo in spiaggia. Io amo Malibu, anche Leisure è molto persistente e spettacolare, così come Malibu. Bene. Ma è la caratteristica comunque dei profumi di Simone, quelli di fissarsi sulla pelle, eh. E poi tengono, anche, sì, tengono, no, beh, devo lasciano dire comunque, la scia, esatto, tengono, assolutamente. Anche perché sono tutte eau de parfum concentrate. Tra l'altro tu hai fatto un cambio nell'ultimo anno che hai messo la versione intense comunque. No, no, di 4 anni. Allora io mi sto confondendo. È dal 2019. Dal 2019, dall'eau de parfum lui è passato al parfum intense, che comunque... Che poi in realtà sono sempre stati così, ma non l'abbiamo mai scritto. Ah, ok. Ecco, semplicemente, questa cosa non la sapevo. Semplicemente ci siamo messi a dire quello che è, cioè che sono de parfum intense concentrate fino al 25%, che è tantissimo. Zest di Sorrento, altro capolavoro, sono d'accordo per chi ama comunque tutti gli agrumati, tra l'altro quello è molto liquoroso, sembra quasi un limoncello, è proprio sì, molto alcolico, è molto per piacevole. Questa sua, tra l'altro, sfumatura boozy, no? Questa sua sfumatura alcolica, ha vinto anche un premio nel 2019, è stato premiato su Cosmopolitan e al Fifi Award 2019, vincendo proprio nella sua categoria che era il Selective Sport, insomma. Bello. Prima avevo, adesso non la trovo più quella domanda, chiedevano qual è dei tuoi il più fiorito? Morea. Morea. Morea, ragazzi, dovete assolutamente provarlo, è un profumo che tra l'altro magari conoscete sicuramente meno, il tanto adorato Morea, ma è un profumo che veramente anche questo fa sognare, cioè, Polinesia. Sì, polinese francese, è un profumo che conserva dentro questo cuore di fiori tropicali, di ylang ylang e tiare, che sono comunque fiori carnali, esotici, belli ricchi, belli voluminosi, ma non hanno quella nota dolce, classica e opulenta, perché sono rinfrescati da lime, neroli e sale marino. Quindi avete questa... Sì, non ti fa quell'effetto crema solare, esatto, ma è molto più sottile l'eleganza, secondo me, che a Morea. Tu sei mai stata in Polinesia? Sì, 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 sì. Io sono stata in viaggio di nozze, ed è stato un viaggio che l'abbiamo fatto in catamarano. A Tahiti o...? Ah no, ne abbiamo fatto un bel tour di 2 settimane di tante isole diverse. E Bora Bora, insomma, ce n'erano tante. Ne abbiamo visitata tra l'altro una che era molto di nicchia, molto selettiva, piccola piccola, che si chiamava Mopiti, mi ricordo. E praticamente tu con il catamarano, quando dovevi entrare, c'era un piccolo passaggio che solo in certi momenti della marea poi riuscivi ad accedere a quest'isola. Che magia.
piena di questi cespugli, di fiori di tiare dappertutto, quindi ogni volta che io mi metto Morea mi sento catapultata di nuovo lì, su questo catamarano, con questi odori, questi fiori che arrivano dalla terra e si mescolano con la salsedine. Con la salsedine, poi l'odore della sabbia, anche che lì non lo so, ha un odore diverso. Fantastico. È pazzesco. Sono isole i profumi pazzesche. Vedi, ti evocano dei ricordi delle. Morea a me mi rimanda proprio al tramonto sull'isola, il momento in cui esci dall'acqua, senti l'odore del sale e delle onde che si è quasi innestato nella tua pelle, e poi lo schiudersi dei fiori tropicali, di Ylang Ylang, che comunque è presente sulle isole, e il Jare, bellissimo. Quando indosso Malibu mi sento una donna bella e affascinante ai Caraibi che scola bicchieri di rum. Fantastico. Anche mentre sorseggio un tè al limone. Beh, insomma, noi siamo contenti se quando lo indossi ti senti una donna bella e affascinante. Esatto. Bellissimo. Allora, l'ho ordinato 10 minuti fa, Morea. Fantastico. Aggiungo Ocean adesso. Oddio, oddio. Allora, ciao. Quale può essere il più dolce e vanigliato? La linea? Beh, io metterei glaze. Sì, io metterei glaze ecstasy, assolutamente. Che è proprio una crema di vaniglia con questi lamponi laccati, la confettura di albicocche. Io amo Morea. Non saprei scegliere perché sono tutti meravigliosi. Mi avete convinto con la descrizione di Don't Ask Me Permission, devo assolutamente provarlo. E fai bene, secondo me. Sì. Fai proprio bene a provarlo. E che cosa hai portato? Oh, anche Samplosion. Sì, non ne abbiamo parlato. Il nostro profumo hawaiano. Questo è proprio come un'estate alle Hawaii, ragazze. Veramente. Colpa di mango. Perché talmente sta venendo. Eccolo qua. Samplosion. Che è una polpa di mango maturo, arricchita con questa guava, lime, arancio e acqua di cocco. Ma il guava da solo che odore ha? È un odore proprio acquatico, ricorda un pochino tipo l'acqua di cocomero, leggermente meno dolce, un'acqua proprio acquatica, tipo melone, anche melone bianco. Sì, un sì. Un po' a quella dimensione lì. Ecco, è bello secondo me il fatto che tu abbia utilizzato l'acqua di cocco e non probabilmente la polpa di cocco, che sono due cose completamente diverse. Più cristallino, l'acqua di cocco, più rinfrescante. Bravo, più trasparente. La polpa di cocco delle volte nei profumi invece può tendere al rancido ed è un po' pericolosa, vero? Quando vero, si usa la formula. È un po' pericolosa perché sulla pelle calda potrebbe fare un po' proprio rancido, esatto. Non è proprio carino. E a noi non piace. A noi non piace, esatto. Eccolo, io indosso ora Samplosion. Simone, manca solo Ocean, ti rendi conto? Cavolo, prendilo, Barbara! Cioè, è ora di vivere questo mare a mezzanotte. Che lo dice anche Elodie ultimamente, no? Sì, è vero. Insomma, io lo so che, guarda, ci sono anche degli uomini, ci sono delle donne, ma ti adorano tutti, eh? Grazie ragazze, veramente. Mai ragazzi, pensato ad un ragazze. Profumo prettamente cuoiato? Un abbraccio, ci chiede Luca. Beh, allora, qualcosa su questo genere c'è e potete trovarlo comunque su Silenzio ed Eterno. Comunque sono due profumi veramente straordinari che magari sono un po' meno esplorati, ma se ti piace la nota di cuoio la ritrovi molto molto morbida, opulente e avvolgente in Silenzio, che è un profumo che è in estratto di profumo al 40%, quindi comunque hai quasi la metà del profumo che è olio essenziale. Texture è molto densa, molto rimane molto oleosa. Rimane leggermente oleosa, sì. Quando te lo metti sulla molto pelle. Ricco. Sì. E lì hai praticamente degli accordi molto dark di oud, cuoio appunto, e betulla, che sono note tutte un po' dark, un po' affumicate, che si contrappongono a un fondo molto più dolce, di assoluta di vaniglia tahitiana, un po' tabaccato, un po'. Molto molto interessante, ti consiglio di provarlo e di provarlo sulla pelle, perché Silenzio è un profumo che ha bisogno del calore della pelle. È vero. Vero. E secondo me non è ben capito sempre. Vero. Perché alla prima annusata secondo me non lo capisci bene. No, ma va proprio indossato, va provato, sì. Quel profumo lì va provato, ragazzi, sì. Veramente. Datevi una chance, provate sulla pelle Silenzio, perché è un profumo che ha tantissimo da raccontare. Mia sorella ci scrive: ma buoni ne abbiamo. Ciao Mati ciao, ci manchi tantissimo, ti aspettiamo, dove sei al negozio, poverino.
Vabbè, fai te, chiudi e ci raggiungi per cena. Al delirio in questi giorni che io non ci sono, al delirio. Insomma, però le mie ragazze ce la faranno, sono sicura. Sì, è un grande team. Sono sicurissima. Allora, dopo cosa andiamo? Fai prendere un aperitivo. Allora, io voglio provare quella cosa lì. Daiquiri. Non l'ho mai provato. Marta, ragazze, stasera si stanno facendo delle rigolazioni assurde, non è mai stata Formentera, non ha mai bevuto un daiquiri, no vabbè, allora. Cortocircuito, sono troppo sobrio per poter sentire queste notizie, devo assolutamente, mi serve un daiquiri. Allora, io sono molto, cioè sempre le stesse cose, non è che provo così tante cose. Vabbè, stasera usciamo dagli schemi, io bevo i tuoi cocktail e tu bevi i miei. Va bene, allora, sono tutti carellici. Adesso facciamo pubblicità anche dove andiamo dopo. Allora, qua siamo a Porto Verde, voi lo sapete che io prendo la casa qua e quindi bevo sempre qua. Dopo andiamo alla Cucuma, che è un locale, ragazzi, sembra di essere ai Caraibi, in mezzo alle palme, dopo te lo faccio vedere. È una cabana. In mezzo, ragazzi, alle palme, con tutti questi ombrelloni con la paglia sopra, e fanno dei cocktail, però io prendo sempre lo stesso. E cosa prendi? Io prendo lo Yugo con una piccola formula diversa, dove c'è anche della fragola, insomma sono un po', sono un po' così. Beh, stasera però proverai, esatto, anche il coconut daiquiri. Se no, di solito ci prendiamo una bottiglia di Franciacorta o di champagne. Ah, bomba, esatto, ecco. E la buttiamo lì così. Esatto, così. Fantastico. Anche perché mi piace venire al mare qua, tra l'altro, vabbè, ci sono dei ristoranti, dei localini meravigliosi e sembra di essere in Grecia, perché ci sono tutte queste casette basse, bianche, azzurre, non sembra di essere in Riviera, sta non c'è sponsorizzando casino. Il posto, ah no, raga, ma io amo Porto Verde, ormai loro lo sanno. Il comune stapperà anche voi. Allora, Luca ci dice grazie per i dettagli su Silenzio, le tue fragranze le conosco bene, ne ho 4 in collezione, per ora. Per ora, grazie mille. E tra l'altro volevo dire che poi dopo abbiamo cambiato un attimo, ma provate anche Eterno se vi piace la nota poiata, un po' bruciata, un po' speziata. Quello è un camino acceso, un la camino, legna che arde, sì, in montagna. Sì. È fantastico, proprio, ragazzi, è c'è una parte di oud, una parte di cipriolo, quindi molto molto terroso, poi c'è la parte di cuoio bruciato, c'è una nota di whisky e poi tutte le resine che ci sono, il pino, la mirra, l'incenso, lo poponax, ragazzi, dovete assolutamente provarlo. Profumo da scoprire, pieno di novità. Sempre di novità. Ma ragazze, mi hai portato qualcosa da annusare? Ma certo, ho uno zaino pieno. No, vabbè, zaino. Io dopo ragazze, ragazze, dopo cocktail e profumi, cioè ciao, qua portiamo via la Riviera, portiamo via Porto Verde. Con i miei figli. Ovviamente. Tu lo sai che dopo ti martelleranno. Lorenzo per tutto era il ancora tempo un po' scornato, era ancora un po' timido, ha detto, ma non lo so. Si aspettava che io avessi tipo 10 anni, invece mi sono presentato io, ne ho 20 in più. È rimasto un po' così, sperava in un compagno di giochi, vabbè. Eterno è un must have per la stagione invernale, ma Simone, che cosa bolle in pentola? Tanto ragazzi, non ce lo dirà mai. Resterete... No, non dico niente, no. No, vi dico una cosa. Dai, Ocean of a Midnight Moon ci ha portato in questo mare a mezzanotte nelle Baleari, a Formentera, probabilmente a settembre continuerà questo tour spagnoleggiante, ma non vi dico dove, però da somewhere in Spain. Adesso mi hai messo la curiosità, somewhere però in Spain. Io ancora non so niente perché non sei riuscito a parlare. Dopo, quando avrai bevuto 3 daiquiri, ti farò sentire un po' di cose, così non ti ricorderai niente e via. Dopo tra l'altro, affronteremo, cioè, la cosa. Che fantasia ci vuole anche a dare questi nomi ai profumi, ma come ti vengono? Beh, è tutta una questione di momenti, no? Momenti. Io dico sempre che l'ispirazione è sempre intorno a noi. Sta nella sensibilità di un naso, di un artista, di un creatore, di un creativo, riuscire a intercettarli, imbrigliarli e tradurli in quello che è un profumo. Perché tu non chiami mai un profumo con le note con cui ci, cioè, è un po' le banale, note che hanno all'interno. È un po' banale. Sì, cioè, però, in senso molto ordinario, ecco. Okay, non voglio dire banale, okay, però insomma, è un po' ordinario, no? Secondo me il profumo, almeno la mia visione di profumeria, è che il profumo debba raccontare un momento, un'esperienza, un viaggio, no? Sensoriale. Quindi diventa un'opera d'arte. Sì, cioè anche un'opera d'arte e anche nel suo nome deve dipingere una situazione come Ocean of a Midnight Moon, cioè oceano di luna di mezzanotte, e ti porta là. Ti porta là, sono... te lo fa immaginare. Esatto, poi ci sono tutte le note, la piramide, ci fai si sviluppa. Sognare.
Grazie ragazze. È bello sognare con i profumi, perché i profumi sono veramente l'innesco che prendono la tua mente e ti portano verso infinite destinazioni. Esatto. Non conoscono confini, non conoscono Bravo. Limiti. Bravo. Ti portano ovunque. Movida catalana. Ah, chissà. Oppure Siviglia. Ah, le stanno chissà. Provando Non lo tutte. So, le stanno provando. Ma sì, prima ho vedo. Letto Barcellona. Non lo so. Non, tanto non, lo non so, ce lo non dice. Lo so. Non so. Chi può dirlo? Chi può dirlo? Dopo io però lo voglio sapere. No, però credo che comunque anche profumi come Leisure in Paradise, cioè sono profumi che comunque già nel nome ti rimandano a quello che poi la fragranza ti promette, cioè ti dipingerà con il profumo, ecco. Massimiliano, Simone, quale profumo indossi ora e quali sono le tue note preferite? Ora non indosso nulla. Cioè la mia pelle poi ha un odore, però sì. Non indosso nulla in questo momento, mi profumerò dopo e mi profumerò con Saint Lotion, perché voglio sentirmi Stasera un po' hawaiano. Saint Lotion hawaiano, ah ma guarda che locale dove ti porto è un po' così. Adoro, sì. Siete i numeri uno, grazie. I'm waiting for Simone, occhio. Keep an eye. Cioè, tu comunque... in questi pochi anni, perché comunque i tuoi profumi non è che sono da 20 anni sul mercato. Sì. Sei riuscito ad arrivare in tutto il mondo. Già. Sei stato bravo. Sono veramente molto contento. Oggi la nostra realtà, che esiste da 8 anni, voglio dire, è presente in più di 35 paesi in tutto il mondo e sempre di più, almeno in Italia, e credo che tu possa confermarlo, rappresentiamo comunque un punto di riferimento per quello che è la profumeria italiana, ed è molto molto bello. Oggi stiamo guardando sempre di più all'estero, all'aspetto internazionale. Gli Stati Uniti stanno impazzendo per te, tu questo lo Stati sai, Uniti eh? Sono impazziti. Ci stanno sì. facendo sì. impazzire. Sì. Sì. Cioè anche noi un'esplosione incredibile. Ogni giorno 3 o 4 pacchetti negli USA partono. Con i suoi profumi partono. Le americane sono impazzite letteralmente, perché adorano il made in Italy, ok? Adorano il fatto che lì non li trovano, perché altrimenti, voglio dire, li comprerebbero negli Stati Uniti. Ed è molto bello che appunto non solo noi, ma anche altri marchi italiani siano un punto di eccellenza nella sì. profumeria, che è sempre un po' stata, no, detenuta dai francesi, e oggi riescano comunque a esportare un po' in tutto il mondo dei prodotti di eccellenza e mantenere la bandiera dell'Italia sempre molto molto alta. Credo che negli ultimi 5-6 anni, no, tante realtà sono venute avanti, sono diventate veramente importanti e nel settore. L'Italia si sta facendo strada, secondo sì. me con grande onore, sì. devo dirlo con grande orgoglio, se io guardo anche tutte le mie librerie e negozio, i profumi che ho, la maggior parte sono italiani. Sono italiani, vero? Tu hai, sì, hai sì. avuto una lungimiranza. Io credo e, molto in sì. questa cosa e ci tengo, perché noi siamo italiani, ci tengo molto che alla fine la profumeria francese, chi l'ha detto che è la migliore? Infatti. Una volta c'era questa credenza, alla fine posso dirti che secondo me non è più così. Anche secondo me. Simone, mio figlio di 12 anni, ha già iniziato ad appassionarsi ai profumi sentendo Ocean e ha voluto studiare le sue note e sentirle sulla sua pelle. Beh, promette bene. Meraviglioso. Promette bene. Potrebbe avere un futuro nell'industria, chissà. Profumo estivo, ma non molto nauseante. Perché definisci nauseante? Esatto, già nauseante un profumo. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire troppo dolce, vuol dire troppo persistente. C'è chi odia addirittura gli agrumi, quindi, cioè nel senso, cioè, è, esatto. è molto soggettivo, esatto. è molto molto personale. Che cos'è che ti dà la nausea, che cos'è che ti dà la gioia e l'emozione di sentire una fragranza? Allora, per esempio, il fico nero è una fragranza che non è assolutamente dolce, rimane una nota molto bella secondo me da portare in estate, perché proprio tu senti l'odore dell'estate, l'odore di questi alberi dove crescono appunto i fichi, dove fico, senti la foglia assolata. Esatto, senti proprio il calore dell'estate in una campagna, dove? In Sardegna. In Sardegna, giù a in Sardegna, Chia, esatto. Quindi magari potrebbe essere quello il consiglio, però bisogna vedere lei che cosa intendeva. Ah, troppo dolce, non molto agrumato. Ma il fico secondo me va bene.
che non è troppo dolce, non è molto agrumato, è un frutto estivo. Sul fico nero hai proprio la parte un po' nettarina e la parte anche verde della foglia, quindi comunque è un ottimo bilanciamento. Equilibrio, sì, esatto, sono d'accordo. E poi è leggiadro, per l'estate è fantastico. Vedi, fico nero è spettacolare, già ci dicono, sì, sono d'accordo, assolutamente. Vogliono tutti bene, io sono molto contenta di questa cosa qui. Il profumo unisce, assolutamente. Non è proprio per tutti così, però a noi sì. Per la maggior parte, dai, esatto. Per quelli speciali, per quelli che non vivono di invidia, noi non sappiamo che cosa, non ce ne frega niente, vero? No. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Esatto, con le nostre idee. Bene, io farei tornare sui miei figli a farsi la doccia. Giusto. Perché li abbiamo reclusi, li abbiamo in spiaggia, spodestati e cacciati al mare praticamente, perché dovevamo fare la diretta. Però è sempre bello, un bel momento di condivisione. Siete stati tutti carini. Anche ma se stiamo qua è un continuo, dopo c'è gente che va via, c'è gente che torna. Sta indossando fico nero, adoro. Non sono in Sardegna purtroppo, ma in Valpadana. Vabbè, però vedi, col fico nero riesci a viaggiare con la tua mente in Sardegna. Se chiudi gli occhi senti di essere vicino al mare sotto questi alberi di fico e senti il vento che porta con sé tutti questi profumi. Guarda che carina. Buonissima serata, tesori bellissimi, e grazie per la diretta, vi voglio tanto bene. Ciao, lei Barbara. Lei grazie. È carinissima. Tra l'altro lei qui è un complimento dietro l'altro, ogni volta che le arriva il nostro pacchettino non ti dico che complimenti che fa. Sono tornati i bambini, eccoli. Lari, ciao ragazzi. Vuoi venire, Lorenzo? Vuoi salutare ciao, tutte Lori. Le dade che ci sono qua? Vieni amore, aspetta, eccoci qua. È in versione, è biondissimo, è diventato biondissimo. Grazie. Ma per io questa... voglio stare qua con voi tutto il tempo. Va bene, continuiamo qua tutto il tempo. Ma sai che parlavamo con tutte queste... Mamma, quando abbiamo finito posso bere un bicchiere d'acqua fresca? Certo amore che puoi bere un bicchiere d'acqua fresca quando abbiamo finito. Adesso andiamo a fare l'aperitivo. Tu che cosa bevi all'aperitivo? L'acqua fresca. L'acqua fresca? Bere anche qua. E però, però cosa che mangi? Cosa mangi all'aperitivo? La pasta al sugo. Ma no, le patatine. Prima aveva detto le patatine, sì, adesso la pasta al sugo. Ma io mi voglio portare le patatine. Va bene. Adesso qua. Noi vi salutiamo. Che cosa mi sono fatto anche qua. Noi vorremmo stare faccio con voi tutto il tempo. Qua, si è fatto la buca, amore. Dopo me la fai vedere. Sta per scattare il nostro Malibu Party in the Bay. Esatto. Siamo nella Bay di Porto Verde, ma papà, il io sto è qua quello. Con loro tutto il tempo. Va bene, ok, ti hanno visto tutti, Lorenzo. Ok, salutiamo, grazie per le vostre domande, grazie per averci seguiti. La prossima? Ah beh, sì, sono ancora lì, Ragazze, grazie mille, ragazze e ragazzi, grazie mille. È sempre bello poter condividere con voi la nostra più grande passione, che è quella dei profumi. E che dire, è stato veramente bello e vi aspettiamo al prossimo appuntamento. E noi adesso andiamo a berci qualcosa, più di qualcosa e vi auguriamo, almeno io, vi auguro una buona estate, visto che ci rivedremo con la nuova stagione. Mi raccomando, rimanete connessi perché a settembre ci saranno cose straordinarie. Ma io non vi potrò dire niente, nulla, sappiatelo. Acqua in bocca, proprio. Solo, esatto. E quindi vi aspettiamo a settembre con tante novità e poi probabilmente anche con un appuntamento in negozio, chissà. Adesso che si potranno rifare gli eventi, sicuramente sì. Speriamo che vada tutto bene. Grazie. Ciao, buona ciao serata. A tutti. Ciao. Mamma, adesso beviamoci un bicchiere d'acqua. Aspetta, Lori, devo salvare.